strumento di protezione. Diciamo da se tu ricordi la prima, una delle prime slide che ho fatto vedere, sì, in pratica ho cercato di far capire come in realtà la nascita della Banca d'Italia nasce come società privata in cui Cavour aveva degli interessi, quindi stiamo parlando del 1849, la Banca Nazionale degli Stati Sardi fu poi l'evoluzione della Banca d'Italia. In questa banca Cavour è il principale azionista, che poi diede in realtà lo scacco matto al Banco delle Due Sicilie, perché nel 1926 fu revocato il diritto di emissione monetario, mentre la Banca Nazionale degli Stati Sardi già emetteva moneta cartacea, quindi non coperta dall'oro. In realtà da quando, diciamo dalla creazione della prima banca centrale, che è la Banca d'Inghilterra, da lì si è cominciato a generare il debito pubblico. Quindi anche per quanto riguarda la situazione italiana, con la nascita, possiamo dire, nel 1861 della Banca Nazionale del Regno d'Italia, è nato il debito pubblico. Non c'è mai stato un periodo in cui, a parte rari casi in cui determinati tagli venivano prodotti dallo Stato, dalla zecca di Stato, che quindi non indebitava nessuno, ma in tutti gli altri casi parliamo di una banca centrale che emetteva moneta, banca centrale che, diciamo, possiamo dire, è cambiata semmai la percentuale in mano allo Stato della banca centrale, quindi magari prima era più in mano allo Stato, a differenza di adesso che abbiamo un 95% del capitale in mano a banche e assicurazioni. Come ho fatto vedere poi nella slide successiva, se prima magari lo Stato aveva una quota maggiore della Banca d'Italia, dell'istituto principale, adesso invece abbiamo un 95% totalmente in mano a assicurazioni, Banca Intesa, Banca San Paolo, Unicredit, che la fanno da padroni. Quindi in un certo modo il discorso del debito pubblico è sempre stato un debito in mano a privati, possiamo dire, nell'arco almeno nell'evoluzione storica della Banca d'Italia che ho studiato io. Ci sono altre domande oppure? Sì, la prima è una quantificazione. Puoi venire a fare più domande? Il viaggio sul debito pubblico italiano di 1900 miliardi, abbiamo visto che circolante europeo mi sembra 800 miliardi europeo, che percentuale incide? Sono le stesse proporzioni, a livello europeo le troviamo anche in ambito nazionale. Quindi abbiamo su quei 1900 miliardi, allora, cioè per quanto riguarda per quanto riguarda quella proporzione che io ho messo in una slide, 800, diciamo 97% e 3%, quello riguarda solo il valore delle banconote in circolazione e il valore delle monete in circolazione. Quando parliamo di 1900 miliardi si parla in sostanza degli interessi sul debito, cioè tutti questi interessi che si sono accumulati negli anni, perché il debito pubblico che cos'è? È la somma dei deficit annuali, cioè i deficit anno per anno che lo Stato italiano accumula e verso il cui si indebita nei confronti delle banche. La somma di tutti questi deficit dà luogo al debito pubblico, che adesso abbiamo raggiunto quota 1900 miliardi, quindi una quota assurda veramente. E quindi il signoraggio influisce su quel discorso di un 100%, ma come dire, è solo una parte, cioè dal mio punto di vista è considerata solo la punta dell'iceberg, perché tutto questo denaro creato dal nulla in realtà non si conosce. Io alludo al signoraggio secondario, quello creato, cioè quando si crea moneta dal nulla attraverso la riserva frazionaria. In realtà io non so la banca quanto crea dal nulla, lo potrei calcolare attraverso andando ad analizzare il fenomeno debiti prestiti, però alla fine sono dei calcoli basati su una serie geometrica, quella da cui da 100 euro si riesce a generare 5.000 euro. Però ovviamente il sistema bancario crea delle mole incredibili di denaro dal nulla, che quindi spesso è difficile quantificare, anche perché qui entrano in gioco le cosiddette stanze di compensazione. Cioè che cosa sono? Sono considerati i cosiddetti notai delle banche.
in queste stanze di compensazione in realtà sono degli, diciamo tra virgolette, degli organi che dovrebbe regolare soltanto le transazioni tra banche centrali. Quindi se la Banca d'Italia ha un debito nei confronti della Deutsche Bank, c'è la stanza di compensazione che regola tra di loro questo debito. In realtà è stato scoperto, a tal proposito vi consiglio un libro che si chiama Il libro nero della finanza internazionale, scritto da Denis Robert, e lui proprio va a raccontare gli scandali di Euroclear, di Clearstream, che sono proprio delle stanze di compensazione, che cosa facevano? Aiutavano le banche centrali a nascondere delle determinate transazioni finanziarie, e si pensa che queste transazioni finanziarie siano proprio connesse al signoraggio bancario, quindi un modo per nascondere l'enorme massa di reddito da signoraggio che si intascano le banche. Tanto è vero che in queste stanze di compensazione dovrebbero avere dei conti soltanto le banche centrali, e devono essere dei conti pubblici, cioè nel senso dei conti in cui si sa che questo conto è intestato alla banca centrale tedesca, questo conto è intestato alla banca d'Italia, eccetera, eccetera. Fu una rivelazione proprio di un ex presidente di Clearstream a dichiarare che invece i due terzi dei conti presenti in queste stanze di compensazione sono conti non pubblici, cioè sono dei conti nascosti utilizzati non solo dalle banche centrali, ma a sua volta furono connessi dei conti intestati a, oltre ad altre banche centrali, anche a banche commerciali, quindi ti parlo JP Morgan, Unicredit, eccetera eccetera, e addirittura multinazionali, quindi multinazionali come la Unilever, come la Nike, come la Monsanto, che avevano dei conti nascosti, dei conti segreti attraverso queste stanze di compensazione, che quindi potevano eludere il fisco del proprio Stato facendo transitare queste grosse quantitativi di denaro nei paradisi fiscali, quindi all'oscuro di tutti e all'oscuro anche del fisco del proprio paese. Però la ragione principale è che queste stanze di compensazione aiutano proprio le banche centrali a nascondere la grossa mole di reddito da signoraggio. Infatti, a tal proposito, veramente vi consiglio la lettura di questo libro, perché spiega, diciamo, è una sorta di libro di investigazione finanziaria, perché spiega come in realtà ci sono dei conti che ti permettono di nascondere tutto ciò che guadagni, ma come lo fanno anche molte imprese che aprono la sede legale alle Cayman, e stessa cosa le fanno le banche centrali cercando di nascondere il grosso del reddito da signoraggio. Sono stati scoperti due conti della Banca d'Italia alle isole Cayman. Ora, che motivo ha la Banca d'Italia ad avere un conto alle isole Cayman? Eppure è un dato di fatto. Purtroppo. Che tipo di boicottamenti ha avuto Robert Denis, autore del libro? La risoluzione è come... Allora, la prima cosa prima di tutto è informarsi, cioè nel senso che uno non può risolvere il problema se non conosce il problema, quindi non si può apportare nessun tipo di promozione, di soluzione. Una volta conosciuto il problema, le alternative esistono. E nazionalizzare le banche, quindi la moneta deve passare di mano al popolo, non deve essere emessa da questi burocrati, e poi la democrazia diretta, quindi magari cercare di, anche se magari è considerata da molti un'utopia, però forse l'unica vera soluzione è quella di passare da un potere rappresentativo, che è quello che abbiamo adesso, che però vediamo che fa acqua da tutte le parti, perché tu voti Tizio e poi non rappresenta realmente i tuoi interessi una volta eletto, cosa che invece non avverrebbe in una democrazia diretta. Esistono esempi, Max ce lo può confermare, Porta Lego in Svizzera, dove tutta la tua tutta la struttura socio-economica è basata sul referendum, su assemblee popolari, quindi si decide tutti insieme, cioè non è una soluzione che può essere diciamo realizzata soltanto in piccoli contesti. Basta utilizzare il referendum a livello nazionale, e quindi il cittadino ha pieno potere e diventa parte attiva della res pubblica, cosa che invece attualmente non è. Tant'è vero che abbiamo un referendum a giugno, non se ne parla proprio, anzi cercano proprio di non far raggiungere il quorum, proprio perché si cerca sempre di fare in modo che il cittadino non abbia voce in capitolo nelle questioni di ambito pubblico, socio-economico. I
Il quorum è democrazia diretta? Il quorum rientra nella questione di democrazia diretta. Ovviamente nella democrazia diretta ci si attende un quorum al 100%, perché tutti dovrebbero partecipare alla res pubblica. Però ci sono degli strumenti, come tu mi puoi indicare, che permettono anche dei quorum più bassi, come 2/3, a volte si può fare 2/3 in prima e poi 1/3, una cosa del genere. Però comunque è un modo per esprimere la volontà popolare, cosa che purtroppo adesso non avviene. Ma quindi il signoraggio è un sistema legale, oppure c'è un sistema comunque per portare questi personaggi davanti a un tribunale internazionale? Diciamo che hanno fatto delle cause proprio contro Banca d'Italia, contro Banca Centrale Europea, e in cui si è dimostrato proprio la truffa del signoraggio. L'ha fatto lo stesso Auriti, anche il professor Auriti ha fatto una causa contro Banca d'Italia, anche Autosbef ha fatto una causa contro Banca d'Italia. Il problema qual è? Che attualmente, se tu vai sul sito di Banca Italia, alla voce signoraggio leggi proprio un comunicato in formato PDF in cui la Banca d'Italia dice: è inutile che fate altre cause contro di noi. Sono state fatte delle cause, le abbiamo vinte in Cassazione. Perché? Perché c'è proprio una frase che dicono: non compete ai giudici, ai magistrati, sentenziare come lo Stato gestisce la sua politica monetaria. Quindi, come per dire, se lo Stato ha deciso di... Ma questo lo dicono loro, però. No, lo dice la Cassazione, perché loro hanno fatto ricorso in Cassazione e hanno vinto quella causa. Però in realtà è una missione di prova, una missione delle colpe, cioè in realtà loro affermano: sì, il signoraggio esiste, però siccome lo Stato ha deciso di demandare la sua politica monetaria in mano a dei privati, è libero di farlo, tu giudice, tu magistrato non devi sentenziare. Quindi questa è proprio una prova di fatto della colpevolezza di queste istituzioni bancarie che creano debito dal nulla. Perché le alternative esistono le monete complementari, che sarebbero quelle monete che si associano alla moneta debito, esistono le monete alternative come il CIMEC del professor Auriti. Quindi esistono delle monete che possono essere di proprietà del popolo a livello nazionale o comunque di una singola comunità, e tutti gli esempi dimostrano come poi la comunità è rifiorita dal punto di vista economico e si è ridotta la disoccupazione, si è ridotta l'inflazione, sono aumentati gli scambi. Quindi esistono le alternative, portano dei vantaggi comprovati, però il problema è che sono sempre boicottati, quindi di difficile realizzazione. Quindi voi fondamentalmente adesso, come adesso, io ti vorrei fare un paio di domande. Vuoi farle al microfono? Buonasera. No, beh, io ti vorrei fare un paio di domande. Prima, appunto, se ti sei fatto quindi a questo punto un'idea di uno scenario prossimo venturo, quello che di fatto insomma dovrebbe accadere in questo sistema economico, e poi nella speranza appunto che magari un giorno verranno fuori tutte queste alternative come democrazia diretta, monete locali e quant'altro, adesso noi con i nostri conti correnti quello che effettivamente possiamo fare per tutelarci, un'idea a livello un po' pratico, via, diciamo. Domanda alla Benetazzo questa. Domanda però che purtroppo deve essere una cosa estremamente pratica, perché poi alla fine investe tutti noi. Per quanto riguarda lo scenario, quello che vedo io è lo scenario appunto che fa scuola la Grecia, uno scenario di default che seguirà a catena, quindi Grecia, Portogallo, Irlanda, toccherà anche Spagna, Italia, contro Austria, idem. E quindi però si andrà sempre un discorso in cui, se non ci sarà una presa di coscienza da parte del popolo di questa strumentalizzazione che stiamo subendo dei poteri forti, si andrà sempre a un discorso, appunto, come dicevo prima nel caso della Grecia, di ricapitalizzazione del debito. Quindi si tratterà soltanto di allungare la scadenza del debito dei titoli di Stato in questione, però la situazione non cambierà mai. Cosa che potrebbe invece cambiare con una presa di coscienza da parte del popolo, che si rende conto del sistema finanziario in cui vive, quindi schiavo delle banche, e quindi di ribellione adesso, cercando magari un sistema alternativo con i mezzi che esistono, perché i mezzi esistono, non possiamo dire che le alternative non le abbiamo.
L'altro lato, durante la ricapitalizzazione ovviamente c'è una perdita del potere d'acquisto, quindi... c'è una perdita del potere d'acquisto, aumenta l'inflazione, ci sono tagli alla spesa pubblica, sono tutte conseguenze negative per i cittadini, no? E per quanto... la seconda domanda era proprio quello, dei conti correnti. Beh, come possiamo a questo punto cercare di salvare il salvabile? Il salvabile si salva solo se ti informi, cioè tu, nel senso che io non posso andare a parlare, per dire, di reddito di cittadinanza, che potrebbe aiutare le persone che magari non hanno un lavoro attualmente, reddito di cittadinanza magari emesso dal comune X per quella comunità, se non si sa che la moneta è emessa da privati. Quindi mi prendo e dico, ma perché tu devi andare a regalare soldi in mano alla persona? Invece c'è tutto un concetto dietro, tutta un'ideologia. E quindi se uno non si informa su quali sono i primi problemi, ovviamente è anche difficile poi applicare le soluzioni. Per quanto riguarda i conti correnti, tu sai, hanno fatto quella sorta di in Francia, sì. In realtà quello era solo un modo per far capire di tirare i soldi dalle banche, per far capire che in realtà le banche utilizzano il giochetto della riserva frazionale. Quindi se noi siamo qua, abbiamo tutti quanti un conto al Monte dei Paschi, domani mattina andiamo a ritirare i soldi, il Monte dei Paschi non li ha, perché in pratica attraverso il giochetto della riserva frazionale utilizza i nostri contanti e li dà in giro per i prestiti, e che poi diciamo è servito molto poco, come abbiamo visto, ci siano stati grandi risultati. Quindi diciamo, finché non abbiamo un'alternativa dal punto di vista proprio anche politico, che quindi possa portare a delle alternative dal punto di vista economico, è molto difficile che il singolo cittadino o pochi cittadini possano fare qualcosa di qua. Forse, se posso interpretare la domanda, magari ti riferivi magari a degli ecovillaggi, poteva essere una possibile risposta alla tua domanda. Un ecovillaggio dove si sa cos'è la democrazia diretta, si sa cos'è il signoraggio. Sì, ma l'ecovillaggio comunque è un sistema economico che attualmente non può essere usato su larga scala. Sì, la tu mia... proprio devi una risposta su scala. Sì, no, la mia domanda invece era proprio, cercavo proprio una risposta molto pratica. Su larga scala. Perché adesso noi ci troviamo in una situazione in cui, ti dico, personalmente qui a Sisi c'è la casa, una delle tante case di un ex presidente dell'ABI, e questo ex presidente ha detto a un mio amico che è stato del sistema dell'ABI, ha fatto, guarda, se c'è qualcosa in banca poi arrivo, perché è arrivato il momento, e questo un paio di mesi fa. Ora, quello che possa avere valenza, cioè... quanto possa essere utile il fatto di togliere del denaro che fino a nient'altro leccata da un conto corrente, non lo so, in un momento in cui le banche dovessero di fatto insomma, chiudere gli sportelli, il fatto che tu c'hai una carta che diventa inflazionata non c'è alcun valore, poi se c'è chi si sbaglia, insomma, da questo punto di vista. Per cui è proprio quello, ci troviamo un po' in una situazione di un gatto che si morde la coda, no? Se tutti quanti a un certo punto decidiamo, beh va bene, allora facciamo salvare il sistema creditizio, andiamo tutti quanti a ritirare soldi in banca, tutti belli, tutti bravi, dopodiché il giorno dopo quei soldi al massimo ci andiamo a accendere il fuoco. Quindi, che non tutti sanno farlo, accendere il fuoco. Che non tutti sanno farlo. Però c'è anche la seconda opzione. Che furono gli americani a portarla, la carpigenica. Esattamente. Anche se patinare in qualche modo che no, beh, a parte quello, però era quello infatti il punto principale. Non c'è, cioè, per quello che vedo io, attualmente non c'è una soluzione che possa di fatto salvare un potere d'acquisto se non spendendo e investendo in qualcosa che però non sia speculazione ma sia un bene materiale. Il discorso della moneta, quando per esempio in America il debito pubblico, e soprattutto la quantità di moneta stampata, aumentò esponenzialmente dopo che dopo la guerra del Vietnam, quando chiusero la finestra aura, per cui scollegarono l'oro dalla moneta e per cui evviva, tutti quanti stampavano moneta, per cui ne stamparono moltissima. Per vari motivi, insomma, l'inflazione non so come doveva andare, se non vuole dimensionare, però di fatto prima l'americano, insomma, con quel tipo di moneta circolante, alla fine riuscivano a comprare casa, a comprarsi
la macchina a gestire tutte quante le varie cose senza un'inflazione galoppante da questo punto di vista, cosa che adesso non accade. Adesso in Italia ci troviamo in una situazione quasi al limite, in cui un paese senza materie prime, con una popolazione infamata, cioè con una popolazione invecchia, con un lavoro che non c'è, con un'inflazione che non si sa a che livelli stiamo, abbiamo comunque un potere d'acquisto che sta via via scendendo fino a un punto in cui quando le banche ci diranno bene, non ci sta più niente da fare, cioè nel senso è quello il discorso. La soluzione ci sta, cioè nazionalizzare le banche. Sì. Devi mettere moneta da parte dello Stato, perché la moneta non è una. Un altro Sankara, un altro Kennedy. Il problema non è la moneta, la moneta è uno strumento utilissimo. Addirittura io ho sentito che c'è una città in Grecia in cui stanno organizzando il baratto, sono arrivati al baratto, cioè siamo in una condizione incredibile. Io non ricordo il nome della città, o addirittura un ritorno alla dracma, cioè un ritorno alla dracma, come molti hanno pure parlato dell'Italia, torniamo alla lira, non cambia niente se tu la moneta la fai mettere sempre a dei delinquenti, dei banchieri. Quindi il discorso è come utilizzi la moneta e chi la emette, perché se la emette lo Stato può anche stampare 100 miliardi, 90 miliardi, però è sempre correlato alla produzione di beni e servizi utili alla collettività. E quindi se tu non crei moneta in più, ovviamente non generi inflazione, però dai modo alla collettività di avere tutti i benefici che desidera, quindi beni e servizi, ospedali, costi, i servizi di sicurezza, che servono proprio alla collettività per vivere meglio. Ma scusa, quindi una domanda, no? Però se la fai il microfono, perché sennò la videocamera funziona. Ma quindi alla fine, riassumendo, volevo farti soltanto una domanda. So che in Inghilterra questo è legale ed è possibile, no? L'uso di una moneta parallela, locale, alla sterlina. Qui in Italia, che tu sappia, questa cosa a livello locale è possibile? Cioè l'utilizzo di una moneta parallela all'euro per gli scambi ovviamente locali? Sì, è possibile. Però costa? No, è possibile. Basta soltanto convincere i comuni? Che è più semplice di convincere quelli al governo? Credo che sia vietato, no? No, se la fai complementare sì, nel senso che tu non la devi far gestire, non la devi far gestire sotto forma di moneta, ma sotto forma di sconto. A Napoli per esempio hanno creato lo Shek, non so se ne avete mai sentito parlare, in cui ci sono negozi che hanno formato proprio un circuito economico, in cui ogni negozio, per dire un negozio di abbigliamento, vende un maglione a 100 euro, oppure accetta 80 euro e 20 in Shek. E c'è proprio un'associazione a Napoli che si chiama Associazione Masaniello che ti regala un quantitativo di 1000 shek a persona ogni iscritto. E attraverso questo sistema circola questa moneta complementare, che noi sappiamo che è una moneta complementare, però agli occhi delle istituzioni figura come un sistema di scontistica. E quindi in questo modo si riesce a raggirare la legge e non passare dalla parte del torto. Però appunto è un sistema, diciamo, che si può realizzare. Noi siamo una comunità, se domani decidiamo che questo pezzo di carta ha un valore, ci scriviamo un valore sopra, se viene accettato da tutti è uno strumento che diventa moneta, che quindi può agevolare i nostri scambi. È più difficile invece per quanto riguarda la moneta alternativa, che sarebbe quella moneta che vuole proprio sostituire la moneta legale, come fece Auriti, che col SIMEC volle sostituire la lira. Alla fine fu bloccato dalla Guardia di Finanza, come sappiamo. Ma un sistema di moneta complementare che comunque non risolve il problema, perché tu stai ancorando una moneta sempre a una moneta debito, anche una moneta buona che si avvicina a una moneta cattiva. Quindi il sistema non lo cambia in questo modo. Però è comunque un modo per agevolare gli scambi e quindi fare meno uso di euro e magari più uso di una moneta che si può chiamare a Napoli Shek, qua la potete chiamare in un altro modo, che però può agevolare i commercianti privati nello scambio di beni e servizi. Volevo fare, deve essere sempre comunque collegato, cioè se la deve essere a 5 euro più 10 shek. Tipo, non può essere 15 shek. In percentuale, poi secondo ogni commerciante quanto percentuale vuole cedere di sconto, perché poi a sua volta il commerciante utilizza, io sì, negozio perché si crea proprio un circuito. Però comunque ci deve essere sempre in mezzo dell'altra moneta, non puoi fare solo X shek. No. Okay. Scusa, niente.
dato... Volevo fare... No, volevo chiedere... No, non chiedo. Questa è la Banca Italia che c'è sempre. Queste bonci, queste bonci che hanno venuto. Rappresentate di Banca Italia, quelli di Perugia che l'altra volta è venuto e stavolta si boicotta. Ce l'hai il libro da No, più che altro volevo chiedere vendere, in conclusione. Il libro da vendere dal punto di vista. Non si parla mai delle banche del tempo. Non ce l'ha? Come è possibile, diciamo, alternativa anche alle monete complementari e tutto quanto. E poi volevo chiudere chiedendo se nei vostri studi su Capitano Sankara o Sankara avete mai trovato i collegamenti con le banche, rispetto a come lui trattasse la banca centrale del suo paese, come funzionasse, perché anche Che Guevara sembra che è stato presidente della banca centrale, e forse questo magari è uno dei motivi di Cuba, uno dei motivi per cui l'hanno fatto, per cui non hanno protetto, per cui il Castro l'ha mandato via senza protezione. Se nelle vostre ricerche avete avuto mai trovato dei collegamenti con la banca centrale, col fondo monetario, e anche riguardo al famoso discorso che lui fece all'ONU, magari facciamo rispondere prima lui su Sankara, poi faccio le banche del tempo, tanto non funziona. Faccio. Sì, allora, diciamo intanto quella di Che Guevara, il rapporto tra Cuba e Fidel Castro, diciamo che la conoscevo. La storia, ovviamente non nei dettagli, ma comunque. Del Banco Centrale, lui era presidente del Banco Centrale. Sì, 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 quello che era successo a Cuba, che poi dissero che fu anche probabilmente uno dei motivi poi dell'allontanamento di Che Guevara da Fidel Castro, mi sembra, se ricordo bene la storia. Su Sankara invece ne abbiamo trovato nelle nostre ricerche, purtroppo non è stato uno dei punti su cui poi abbiamo focalizzato ovviamente la storia del libro, perché comunque sia mirava essere un romanzo. Però quello che risulta chiaro, soprattutto anche dal discorso che lui fece all'ONU, era ovviamente la sua condanna e la sua diffidenza rispetto a tutte le istituzioni esistenti di cui abbiamo parlato, quindi al Fondo Monetario Internazionale, al WTO e agli altri. Ovviamente quello che lui aveva in mente era un sistema totalmente diverso e sicuramente legato allo Stato, legato ovviamente a delle banche che rispondessero allo Stato, che fossero nazionalizzate e che appunto potessero costruire un circuito che, come diceva Salvatore, e comunque sia avesse un ritorno su dei beni e quindi su delle utilità che andassero ai cittadini. L'idea era chiave, era questa, e non poteva d'altronde essere altrimenti, perché sennò avrebbe rinnegato comunque sia un punto cardine della sua politica. Quindi sicuramente anche il sistema bancario faceva parte di quel disegno che lui aveva in mente. E purtroppo lui, cioè, guardando ovest, guardando l'occidente, si rendeva benissimo conto di tutto il marcio e quindi anche questo sistema perverso che esisteva. È anche vero poi che forse lui non poteva, diciamo, è difficile fare delle politiche rivoluzionarie anche da un punto di vista economico su un singolo stato, secondo me. Secondo me politiche economiche di questo tipo devono comunque essere in qualche modo condivise da realtà più grosse. Lui perché se lo no, disse nel discorso, sì, appunto, non mi seguire, lo disse anche lui, disse se qualcuno non mi segue, lui parlava in primis ovviamente all'Africa, perché già se un continente intero inizia a inaugurare una nuova stagione, quindi un nuovo sistema, già si produce qualcosa. È chiaro che il singolo Stato se si mette fuori dal gioco internazionale rimane isolato e quindi non ha più e poi dopo le risorse per poter anche fare il bene della sua popolazione. Quindi è per questo l'importanza di creare, che non dovrebbero essere più casi isolati, ma si dovrebbe creare uno spirito comune e condiviso, non solo magari nella nazione africana come era il sogno di Sankara, ma che partisse, come dicevo prima, anche un po' dalla società occidentale. Aspetta, volevo... Se non sbaglio, lui disse: se non mi seguirete, riferendosi ai presidenti africani, io alla prossima riunione non ci sarò. Sicuramente. E l'aveva già detto, tra l'altro, alla conferenza che aveva fatto l'anno prima, all'altra conferenza, non mi ricordo come si chiamasse di preciso, ma comunque sia con l'Unione degli Stati Africani. Già lì lui aveva inaugurato la sua presidenza con questo discorso, aveva detto: ragazzi, io
l'Africa era già divisa all'epoca, c'erano delle persone che si avvicinavano a lui anche in altri stati, c'erano invece altri stati totalmente succubi dell'Occidente, sicché lui questo problema l'aveva già tirato fuori. Guardate che io voglio fare questo tipo di politica da solo, certe scelte, soprattutto quelle economiche, non le posso portare avanti, quindi vediamo di costruire un'identità africana, diceva lui, che ci possa portare tutti insieme a risolvere questi problemi, soprattutto i problemi di tipo economico. La domanda che ti ho fatto sulle banche del tempo è stata proprio integrale, nel senso il fatto che le banche vengano nazionalizzate secondo me è un problema, un falso problema, un problema ambiguo, un problema che può essere venduto al popolo, diciamo adesso la Banca Nazionale d'Italia è pubblica, non c'è più il signoraggio, perché in realtà la madre di tutti i signoraggi deriva dalla Banca d'Inghilterra che a quanto pare è pubblica. Quindi il problema non è nel nazionalizzare o meno le banche, come dice Marra, che magari a volte le lancia un po' grosse, ma il problema è rendere edotti i cittadini di cos'è un falso in bilancio e di cos'è il falso in bilancio della banca centrale. Poi che sia pubblica o privata non ce ne può fregare di meno, perché una volta che il cittadino sa cos'è un falso in bilancio, sa che la banca centrale può fare il falso in bilancio, andrà a vedere se anche una banca nazionale fa un falso in bilancio, e qua parliamo di falso bilancio enorme, poi prendono di fondi neri enormi, non è un caso che abbia il conto di Isole Cayman la banca centrale. Sì, ovviamente se uno va a analizzare il bilancio, questo per esempio è un attacco che mi fanno molto spesso gli economisti libertari, che dicono che in realtà lo Stato, loro fanno l'esempio, ha bisogno di 100, quindi emettono titolo del valore di 100, in cambio lo Stato poteva restituire quei 100. In realtà non si genera nessun reddito al signoraggio, nessuna truffa. In realtà il problema sta a monte, cioè nel momento in cui tu vai a scrivere in bilancio, o meglio nello stato patrimoniale, delle passività dello stato patrimoniale, una voce di 100, però tu quel 100 l'hai pagato 0,30, tu banca centrale, ovviamente stai compiendo là un illecito dal punto di vista contabile. Il discorso per quanto riguarda poi la banca del tempo, beh, io ne ho sentito parlare, anche se te l'ho detto, ritengo la moneta uno strumento utilissimo, solo che è gestito male, è gestito da personaggi che purtroppo ne fanno un interesse personale. Però resta comunque uno strumento valido per organizzare, gestire e scambiare tutti i beni e servizi di cui la collettività ha bisogno. Il problema è che adesso è gestito da questi personaggi che non sono stati eletti da nessun popolo della terra, e purtroppo a nostro discapito, perché genera debito, ci costringe a pagare tasse, metà di quello che guadagniamo se ne va in tasse tra IRPEF, IRES, IVA e compagnia bella. E quindi siamo noi che ne traiamo tutte le conseguenze negative, ma la moneta resta comunque un'evoluzione del processo umano, appunto, altrimenti saremmo ancora al baratto, a barattare il maglione con un paio di scarpe, e quindi deve ritornare ad agevolare gli scambi degli esseri umani, cosa che purtroppo adesso non avviene in maniera completa, perché appunto indebiti i paesi fino all'osso, e quindi purtroppo è questa la situazione. Non so se il presidente di Alternativamente vuole chiudere, c'è il lavoro la Marco. Ringrazio tutti per i pochi che hanno partecipato, purtroppo questa sera c'è anche la notte rosa. Salutiamo il Bonci, salutiamo sì. Il Bonci. E spero comunque che l'argomento che è stato trattato sia un argomento soprattutto che sia stato capito, perché molto spesso non è neanche di facile comprensione. Io ringrazio sia Salvatore che Vittorio e Sofia per la partecipazione. Mi scuso perché speravamo che riuscisse a venire molta più gente, e spero che si riesca a fare qualcos'altro del genere per poter continuare questo progetto, che è quello di informare, diciamo, la gente e cercare di creare un'alternativa a questo sistema economico, sociale che ci sta portando, diciamo, a un'autodistruzione, perché se si va avanti così penso che il futuro non sarà rosa sicuramente. E ringrazio tutti allora. Rosa come stasera. Rosa. Thank you.